Eccoci qua, ben trovati. Oggi abbiamo con noi un personaggione della musica. È con noi Lele Roma, cucù! Ciao a Allora, tutti, Lele grazie. Roma, ma Sì. sei sempre online con le tue storie legate alla musica? Sono belle e curiose. Parlacene e poi, ma Lele Roma, chi è e cosa si sente di essere? Sono un appassionato prima di tutto, un appassionato di tante cose, di cultura popolare, se vogliamo, di cultura pop, come si diceva negli anni 70, quando pop era tutto quello che era legato alla cultura musicale, ma anche a quello che era l'universo, il mondo che ne faceva contorno, poteva essere il costume, l'abbigliamento e quant'altro, il cinema, eccetera. Un amante della musica rock del passato, soprattutto tutto quello che è stato prodotto dagli anni 60 agli anni 80, direi che è quello che amo di più, ma poi mi piace anche quello venuto dopo, per carità. Però diciamo quei 20-25 anni sono quelli a cui, diciamo dai Beatles in avanti, c'è un calderone dove sono cresciuto, che è diventato una parte di me negli anni e che diventata una passione molto molto importante, quasi diventando un lavoro. Ho fatto il DJ per moltissimi anni, io vivo a Torino intanto, dove di notte ho fatto ballare in piccoli circoli, come in altri circoli più grandi, generazioni, perché ho fatto per 25 anni il DJ di notte. Poi ho fatto altrettanti anni di radio locali, due emittenti che si chiamavano Radio Torino Popolare e Radio Flash, che faceva parte invece questa seconda del circuito di Radio Popolare di Milano. Quindi ho un DNA legato alla musica molto importante, che ha fatto poi da base tutto ciò a quelle che sono le pillole che trovate su Oh. YouTube. Quindi in Dai, sostanza, raccontaci quello un po' è quello. di queste pillole qua, che sono molto carine. Sì, l'idea è nata delle pillole, era lì che, come si dice, stava per nascere, però non avevo le idee chiare. Poi Pino della Locomotiva, questa piccola casa discografica torinese, mi ha dato un'idea: proviamo, facciamo. La pandemia è stata galeotta, perché sotto pandemia io creai delle dirette che si chiamavano Casa Roma, dove io vivevo da solo quei 2 mesi, che la mia compagna viveva altrove, e lì riuscii a crearmi questa sorta di collegamento con l'esterno. Io ero in casa e cercavo, appunto, raccontando i miei dischi, i miei oggetti, che so, anche che so, i giocattoli di fantascienza. Poi è diventato, invece, alla fine della pandemia, ha avuto più costrutto, diventando appunto le pillole di Lele. Si sono legate più alla musica, hanno 2 minuti canonici. Qualche volta si strappa, perché è difficilissimo, di costare nei 2 minuti a Certo. raccontare un tema per volta, tema che spesso e volentieri si sviscera. Anche a volte mi dicono: hai solo 5 dischi, ma io ne avrei fatti 10, 15, e ci credo. Ma dovendo stare dentro quei tempi, purtroppo abbiamo scelto questa cosa. Non è detto che si cambi formato e formula. Senti Lele, come si fa a essere pop oggi? Pop oggi ha una distorsione nel suo significato. È una domanda interessante, perché teniamo conto che fino agli anni 80 era tutto pop. Usciva il disco dei Cure, era pop, ma anche la disco music rientrava nel pop. Pop era poi il diminutivo di popolare, popular music, ma così come la pop art, eccetera. Tutto quello che era prodotto dagli anni 60 agli anni 80 aveva chiaramente una connotazione giovanile, pop. Poi piano piano questo significato si è un po' allontanato dalle sue origini, decisamente, tant'è che, io direi, negli ultimi 30 anni soprattutto pop e soprattutto la musica leggera Vero. sono, ma molto leggera. Cioè, voglio dire, se pop erano i Can, voglio dire, non un gruppo facile, per dire, oggi è difficile collocarli sotto questo termine pop. E Kylie Minogue è pop, faccio un nome, tanto il primo che mi è venuto proprio in mente per definire questo. Quindi essere pop nel senso, adesso si usa un termine, secondo me, che è un po' distrae dalle sue origini, che è vintage. Cioè, vintage, che poi vuol dire semplicemente è originale. Sappiamo benissimo che il custom è qualcosa di modificato. Quando si parla di automobili e di moto, vintage invece è originale. Oggi si usa un po' erroneamente per intendere qualcosa che ha a che fare con un passato storico della musica, o comunque vintage, l'oggetto. Ah, ti piacciono gli oggetti vintage? C'è chi usa più modernariato. Ecco, il disco, ad esempio, quello Vero. degli anni 60, ormai è diventato un oggetto di culto, ma perché di antiquariato? Non so, cioè, che poi la gente alla fine, se deve ascoltare la musica, scopre che ascolta su YouTube, ascolta
Spotify, eccetera. Quindi quanti davvero ascoltano quell'oggetto? È diventato più un oggetto di culto. Io credo che per quelli come me, cioè della mia generazione, che hanno cominciato ad ascoltare musica grazie al giradischi, e il giradischi rimane sempre, sempre, immagino, che, diciamo che chi ha più di 40 anni è legato più di chi ne ha di meno, poi è difficile non affezionarsi a questo supporto perché è una commistione di due cose, senti ma tocchi e guardi, quindi i sensi sono amplificati, anche questa cosa, ecco. In questo senso è molto pop questo atteggiamento, secondo me, ecco, quello di chi ascolta, ad esempio, un LP in vinile. Ecco, io il vinile non ce la faccio a dire, io continuo a dire long playing, piuttosto padellone, se devo dire una cosa un po' così. Poi dico i 7 pollici se devo parlare del 45 giri. Comunque, ognuno poi giustamente fa quello che crede, però io sono un po' vintage, come direbbe qualcuno, legato comunque a quel passato. Senti Lele, tu sei vintage come dici te, però sei anche sui social. Cosa ne pensi dei social? Beh, sui social possiamo dire che quello che si può dire di un'automobile. Se io uso un'automobile per spostarmi, andare in vacanza, andare al lavoro, fare delle cose che servono a me e alla mia famiglia, e beh, è un mezzo utile. Se invece vado ai 120 all'ora sul controviale perché mi piace tirare come un pazzo e rischio di investire la gente, sono un folle. Ecco, secondo me, questo è lo stesso che possiamo dire dei social. Cioè, se ne facciamo un uso sconsiderato e perdiamo anche il senso della realtà, cioè io credo che molta gente nella solitudine della propria stanza, davanti alla tastiera del proprio PC, dica a volte sfrutti questo supporto male perché crede di essere da solo e crede che di star sfogando una nevrosi personale che ci sta benissimo. Io a volte scrivo delle cose e poi le cancello, ma proprio per sfogarmi, perché so che quelle cose lì potrebbero essere fraintese e spesso e volentieri ci si fraintende qua. A volte alcune persone invece sono più vere, potrei anche dire, ed è interessante, qui diventa sociologico, ma anche un po' psicanalitico. Alcune persone sono più vere quando si esprimono sul social. Diciamo che è meglio se se ne fa un uso un pochino, secondo me, poi uno fa quello che vuole, certamente. Io devo dire che mi sono divertito, a me è servito moltissimo. Allora, parliamo semplicemente delle mie pillole. Vivono di una grossa spinta che anni fa senza un social non avrebbero potuto avere. Esatto. Per esempio, ho allo stesso tempo conosciuto musicisti, personaggi che mi interessava, che io amavo, che non sapevo alcuni che vivessero addirittura nella mia città come Pino Sinnone, il batterista dei Trip, che ho avuto modo, grazie proprio ai social, di intervistare, conoscere e in qualche caso anche frequentare, perché vado spesso ai loro concerti da quando si sono riuniti. Faccio, questo è solo un esempio per dire come i social possono essere decisamente utili. Senti, dove andrà la musica secondo te? O dov'è? Ma la musica ci sarà sempre, ovvio che cambia. Io parlo per me, io sono legato a un tipo di musica che era indissolubilmente legata agli eventi sociali e alla vita del quotidiano. Cioè, il disco non era solo una cosa che ascoltavi e che ti accompagnava, era un vero e proprio rito. Poi quando si comprava un disco dei Pink Floyd, chiamavi gli amici, uno lo comprava a turno perché non c'erano così tanti soldi e lo registravi agli altri, poi l'altro comprava magari un altro disco che tu non volevi comprare. Ed era un rito, se andava a casa, sì, che so, se penso ai dischi dei Pink Floyd, abbassare le tapparelle, stare al buio con la candela per entrare nell'atmosfera, un vero e proprio rito pazzesco, che secondo me oggi non c'è più nelle nuove generazioni questo approccio. Io parlo sempre di attitudine come sì, atteggiamento, ma anche appartenenza. Quando Certo. ascolti un tipo di musica appartieni. Ecco, io Vero. questa appartenenza in questo momento la vedo in rari casi. Sempre più diluito in uno sfogo, se forse il rap, l'hip hop e in Italia la trap hanno, che piaccia o non piaccia, non sto entrando in un discorso di gusto, ma sono forse gli unici generi che hanno questo atteggiamento, questa attitudine. La musica si ascolterà sempre, ma certamente un po' per il cambiamento epocale che abbiamo vissuto, grazie anche alla tecnologia, negli ultimi 20 anni, 15 anni soprattutto, direi gli ultimi. E cambia il modo di fruirla, cambia anche un po' il significato. Forse diventa anche troppo facile fruirla perché la mia generazione doveva comprarsi i dischi o aspettare che l'amico lo comprasse e te lo registrasse con la cassettina. E oggi invece non è ancora uscito, non c'è una recensione su un giornale
e già su YouTube tu puoi ascoltare un album intero, per dire. Quindi si perde un po' un certo gusto del mistero. Vero, verissimo. Senti, dove veniamo a curiosare un po', dove ti seguiamo? Beh, per quello che concerne le pillole, le trovate sul canale della Locomotiva, che è un canale, come tanti, legato all'etichetta torinese La Locomotiva. Lì all'interno, se vi iscrivete, basta un clic, ovviamente, quello vi permette semplicemente di essere aggiornati. Una volta che siete iscritti a un canale YouTube, venite aggiornati su quelle che sono le novità. Noi pubblichiamo una puntata delle pillole alla settimana, di solito il mercoledì. E ormai siamo arrivati, abbiamo superato le 80 puntate e Vero. stiamo preparando già solo questa settimana altre 7 nuove puntate. E sì, ne facciamo spesso un carico insieme, poi le montiamo, tanto così stiamo sempre sul pezzo, abbiamo 2 mesi di tempo caricati. Ecco, quello fondamentalmente. Io vivo poi a Torino. L'idea anche delle pillole era nata da un'altra cosa, che era a sua volta nata da un programma in radio. Uno dei programmi si chiamava Flashback, un tema di un'ora, dove si tornava indietro nel tempo a rivisitare una storia, un tema che potevano essere i festival rock in Italia, per dire, oppure la biografia di qualche artista. Ecco, e da lì è diventato anche uno spettacolino che faccio dal vivo, per adesso qui a Torino, che si chiama Flashback Sofà, però perché è nato in un locale che aveva un sofà su cui ti potevi sedere e quindi vedere questo spettacolo in cui tramite immagini e accompagnato a volte anche da un musicista o più musicisti, si raccontavano questa storia per un'oretta. E da lì, beh, le pillole in un formato decisamente più ridotto e più povero sia di immagini che di musiche, purtroppo, che è una cosa che mi chiedono ogni tanto, ma per questioni di diritti per adesso abbiamo aspettato e rinunciato a fare questo tipo di scelta, anche se nelle pillole poi io linko sempre nei commenti, potete trovare tutti i riferimenti alle musiche di cui io parlo nella puntata. Ecco. Bene, bene, io ti dico grazie mille, noi ti seguiamo davvero, va bene? E poi, se vuoi, Grazie. sarai ancora nostro ospite. Quando vorrete, ben volentieri. Grazie mille, ciao! Ciao a te, ciao agli ascoltatori.